dall'Alto Adige all'Irpinia, da nord a sud. Ha colpito davvero in tutta Italia Tiziana Morandi, la 47enne di Roncello, ormai nota come la Mantide della Brianza, per aver truffato almeno 7 persone, narcotizzandole con i drink corretti con pesanti sonniferi. Bionda, tacchi alti, pose conturbanti, appare così sensuale e ammiccante sui suoi profili social. La sua pagina Facebook ha un susseguirsi di foto in pose sexy e pensieri sdolcinati, anche se non mancano frasi a dir poco equivoche. Chi vuol farsi un massaggio, si legge in vari post. Con il suo fisico prorompente, la Mantide della Brianza attirava le vittime, conquistandone poi la fiducia e l'amicizia grazie alla sua dolcezza. Poi ecco gli appuntamenti e quei cocktail fatali, la promessa di un'avventura che poi si trasformava in una brutta disavventura, un passato non certo limpido. Da qualche anno viveva in questa villetta schiera qui a Roncello insieme ai suoi cani, una vita vissuta più sui social che nella realtà, una vita fatta di ombre e tante menzogne. Per ogni vittima, a seconda della situazione, inventava una professione e interessi differenti, almeno 4 i suoi profili social. Ma una cosa non cambiava mai: il finale, uomini narcotizzati e derubati, fino a quel 19 luglio, quando con il suo arresto viene messa la parola fine. Le truffe che ha fatto anche dentro qua. A parlare è Maria, una vicina di casa di Tiziana Morandi, che ci ha contattato per raccontarci quello che accadeva in questo tranquillo condominio. La mia ex vicina ha messo in vendita la casa tramite l'agenzia di un parente suo e lei è andata subito a volerla acquistare e ha lasciato addirittura un assegno di 2000 euro, okay, che però non era coperto. L'agenzia ha detto: ma signora, ah no, ha preso mille scuse il mio socio, che quale socio non si è capito, gliene ha lasciato un altro ma molto più alto, scoperto anche quello. Ma non finisce qui. È un pericolo, 2 volte ha provato a incendiare il casotto, il casottino degli attrezzi di un mio vicino. Per la signora Maria, Tiziana viveva nella menzogna. Una volta uno dei suoi cani ha azzannato un cagnolino di un vicino. E chiaramente l'hanno dovuto farlo operare, lei doveva rifondere la spesa e per una settimana e più non si è fatta trovare. Allora questa signora, quando l'ha vista, gli ha detto: signora, io sto aspettando ancora lei. E lei si è scusata dicendo: guardi, mi scusi, ma sta settimana vado avanti e indietro dall'ospedale perché ho la leucemia. Maria ci svela anche che Tiziana è stata sposata. È stata sposata, sì, a Como è stata sposata. Me l'ha detto lei e me l'ha detto la mamma. Infine Maria ci racconta di questi 14 anni che ha vissuto a fianco a Tiziana, in cui c'è sempre stato un via vai di uomini. I via vai sono iniziati subito, allora abbastanza giovani, poi ultimamente anziani, e uscivano tonti, barcollanti, uno è addirittura caduto, che ha pestato la testa, ma mica male, eh? Un via vai di ambulanza e carabinieri, minimo 2 volte al mese, una donna inaffidabile in tutti i sensi.